Telegiornale di Toscana TV in apertura. Siamo a Piombino, paura su un traghetto diretto all'Isola d'Elba. Un rogo si è acceso nella sala macchine, 300 le persone che sono state fatte evacuare attraverso gli scivoli di emergenza proprio nel porto. Ci racconta tutto Rachele Campi. Era partita dal porto di Piombino da appena un quarto d'ora, poi le fiamme nella sala macchine. È accaduto intorno alle 15.15 un traghetto della Corsica Express 3 della compagnia Corsica Sardinia Ferries diretto all'Elba è dovuto rientrare in porto. Non ci sono feriti, solo tanta paura. I passeggeri sono stati fatti evacuare attraverso gli scivoli di emergenza. Il rogo è stato domato, ma ha determinato un'avaria ai comandi del portellone poppiero che non è stato possibile aprire una volta che il traghetto è rientrato a Piombino. Per questo è scattata la procedura di emergenza attraverso gli scivoli. I vigili del fuoco sono intervenuti anche con 3 autoscale, oltre che con 3 squadre, 2 carri aria, personale dei nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto e con l'elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Cecina. Le carceri italiane sovraffollate, quelle toscane, registrano un tasso di sovraffollamento del 99%. L'associazione Luca Coscioni diffida le ASL affinché ai detenuti venga garantito il diritto alla salute. Nadia Tarantino. Oltre 3.000 uomini, per la precisione 3.059 e 85 donne, sono i numeri dei detenuti nelle carceri toscane che registrano un sovraffollamento del 99%. A dirlo è l'associazione Luca Coscioni, che ha passato in rassegna i 189 istituti penali italiani, 61.133 in tutto i detenuti, e inviato 102 diffide ad altrettante ASL per chiedere interventi a garanzia della salute dei reclusi. La situazione carceri dunque continua a tenere banco. Una iniziativa, si legge in un comunicato dell'associazione, lanciata alla luce della pressoché totale mancanza nel recente decreto carceri di misure strutturali volte a garantire il diritto alla salute. Spetta ai direttori generali delle aziende sanitarie il compito di riferire al Ministero della Salute e a quello della Giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare. Condizioni di salute e igiene dei detenuti, questo è il tema. L'associazione Luca Coscioni ha dato mandato al suo pool di avvocati di diffidare le ASL. In quanto organizzazione della società civile potevamo solo attivare quanto previsto dal nostro ordinamento e non restare inerti di fronte all'illegalità diffusa contro cui le istituzioni, si legge nel comunicato, continuano a non adottare misure all'altezza della gravità della situazione. Cimici, topi, blatte, infiltrazioni, servizi fatiscenti, mancanza di docce, scarsa ventilazione delle celle, scarsità d'acqua, muffe, nidificazione di piccioni. È lunga la lista dei problemi a cui si aggiunge lo stress da sovraffollamento, una condizione che dall'inizio dell'anno a oggi ha portato a 66 il numero dei suicidi tra i detenuti e a 7 tra gli agenti di polizia penitenziaria. Si è perso invece il conto delle proteste e delle sommosse. Nel caso in cui le nostre diffide dovessero cadere nel vuoto, torneremo a interessare le autorità competenti regionali e cittadine nelle forme previste dalla legge nazionale e gli obblighi internazionali dell'Italia, avverte l'associazione Luca Coscioni, affinché la salute in carcere venga fatta godere pienamente come diritto. È un uomo di circa 40 anni evaso dal carcere di Porto Azzurro all'Isola d'Elba. Il detenuto, che aveva accumulato un permesso premio di alcuni giorni, sarebbe dovuto rientrare in cella dopo il Ferragosto, ma non si è presentato. L'uomo ha lasciato l'isola per andare sul continente. L'allarme del carcere è partito e diramato a tutte le forze dell'ordine sul territorio nazionale di frontiera. Si teme che l'uomo possa essere fuggito all'estero. Aggressioni e condizioni di lavoro difficili per gli infermieri in servizio a Prato. Il Nursing scrive al prefetto per proclamare lo stato di agitazione, ma i problemi vanno oltre a Prato. Vediamo. Le aggressioni e le difficili condizioni di lavoro all'ospedale, al pronto soccorso e al carcere di Prato arriveranno molto presto, anzi prestissimo, sulla scrivania del prefetto. Domani partirà la lettera a prefettura per lo stato d'agitazione, quindi tentativo obbligatorio di conciliazione dalla segreteria di Prato per il problema gravissimo delle aggressioni che di recente ha visto il pronto soccorso di Prato, purtroppo nelle cronache
locali. L'annuncio del segretario regionale del NURSIND, il sindacato degli infermieri, è arrivato stamani nel corso di Refresh, la rassegna stampa mattutina di Toscana TV. Il tentativo obbligatorio di conciliazione per gli eventi del pronto soccorso di Prato e non solo, anche del nosocomio, del carcere, che ha visto in questi periodi elaborare colleghi con temperature di oltre 36 gradi nelle stanterie e nelle medicherie. Partiremo domani con la mobilitazione e convocheremo azienda e istituzioni in prefettura. Nei giorni scorsi il NURSIND, dopo l'ennesima aggressione al pronto soccorso di Prato, aveva chiesto l'apertura H24 del posto di polizia, una sicurezza per il personale sanitario ma anche per i cittadini. Il problema degli infermieri va oltre Prato e va oltre le aggressioni. Si tratta di una situazione veramente grave e denunciata anche a livello nazionale. Il problema è che non si troveranno gli infermieri, nonostante i concorsi e le azioni che si potranno mettere in atto, perché la categoria ha da tempo una sofferenza grave su una professione che purtroppo non è più attratta nemmeno dai corsi di laurea, perché vanno deserti e non raggiungono il numero chiuso. È un problema strutturale a livello generale e invitiamo gli organismi centrali e il governo a farsene carico, però insomma stiamo ancora con i tetti di spesa del personale del 2004. E proprio a proposito di questo, all'ospedale di Piombino nei giorni scorsi un paziente è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo aver dato in escandescenza. Si tratta di un 22enne che voleva farsi visitare prima degli altri pazienti. I carabinieri, arrivati sul posto su richiesta dei sanitari, hanno trovato il giovane senza fissa dimora sul territorio piombinese, che nella sala d'attesa del triage avrebbe cominciato a manifestare impazienza e a disturbare, assumendo una condotta a tratti aggressiva fino ad ostacolare il lavoro di medici e del personale sanitario di turno. È stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Andiamo a Piombino, il progetto dell'acciaieria Green prosegue e sentiamo il sostegno del governo italiano. Così l'amministratore delegato dell'Ucraina, Metinvest, il servizio. Siamo entusiasti dei piani per Piombino. Il progetto prosegue bene e avvertiamo il sostegno del governo. Le parole di Yuri Rizenkov, amministratore delegato dell'Ucraina Metinvest, non fa mistero del suo interesse per l'area piombinese. Il progetto dell'acciaieria elettrica Digital Green Steel prende sempre più corpo. L'obiettivo è quello di rilanciare il settore acciaio con un investimento da 2,336 miliardi di euro, che produrrà 2,7 milioni di tonnellate annue di acciaio. Vicino di casa della Metinvest, la JSW Steel Italy. L'incognita resta legata ai tempi di quest'ultima nella liberazione delle aree di Ischia di Crociano, dove Metinvest costruirà il nuovo impianto. Da una parte la JSW, che si impegnerà nel business delle rotaie, e dall'altra Metinvest Danieli per la creazione di un'acciaieria elettrica per laminati capaci per quantità di coprire il fabbisogno nazionale. Intanto proseguono i lavori di demolizione della batteria forni dell'ex cokeria JSW, un programma serrato dal contratto milionario con una ditta tedesca per smantellare ciò che non serve più a Piombino. Un'area sensibile, quella dell'ex cokeria, dove sono previste 2 settimane di carotaggi e indagini per poter presentare poi il progetto di demolizione ai dirigenti della ASL Toscana Nord-Ovest, perché il tutto si svolga in massima sicurezza. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti ieri sera intorno alle 10 per la ricerca di una ragazza di 15 anni, scomparsa da casa da località Tavarnelle di Anghiari. La ragazza è stata individuata dopo alcune ore di ricerca verso l'una di notte grazie alla termocamera del drone dei vigili del fuoco e raggiunta dal personale a terra, che l'ha recuperata, come vedete dalle immagini, in buone condizioni di salute. Discarica abusiva nella periferia di Livorno, a Porta a Terra. Si cercano i responsabili attraverso le immagini delle fototrappole. Vediamo.
I furbetti dei rifiuti colpiscono ancora. Siamo in via Giotto Ciardi a Porta a Terra a Livorno. Ieri mattina l'ispezione di AMPS per verificare la quantità di materiale lasciato in questa discarica abusiva. L'iter per la rimozione è sul tavolo dell'amministrazione comunale. Qualcuno per questo deve pagare. Chi lascia i rifiuti in strada deve essere multato. Questo potrebbe accadere presto, dato che nella zona sono state posizionate fototrappole che potrebbero aver ripreso chi di notte o di giorno ha lasciato in questa strada privata i rifiuti. In questi casi, se non c'è un dialogo con la proprietà dell'area, si procede chiedendo ad AMPS un preventivo per la bonifica, al fine di liberare l'area dalla sporcizia. I costi sono a carico del cittadino. L'assessore all'ambiente del Comune di Livorno, Giovanna Cepparello, assicura le fototrappole nei luoghi sensibili della città e fa un appello. Chi deve svuotare una casa o una cantina si rivolga a persone qualificate per un regolare smaltimento. Se così non fosse, i rifiuti si potrebbero poi ritrovare presto nelle strade e nei boschi. A breve partirà in città una campagna informativa per evitare questo tipo di inciviltà che ricade poi nelle tasche del cittadino. A meno di un mese dall'inizio della scuola è iniziata la caccia ai libri usati per far fronte al caro scuola che ogni anno incide sempre di più sui bilanci delle famiglie. In media il risparmio è del 40% rispetto al prezzo di copertina, ma non sempre tutti i volumi della lista sono reperibili. Alessandra Grati. A meno di un mese dall'inizio della scuola è iniziata la caccia al libro usato per far fronte al caro scuola che ogni anno incide sempre di più sui bilanci delle famiglie. In media il risparmio del 40% rispetto al prezzo di copertina che ogni anno aumenta di circa il 5%. Un libro di filosofia, ad esempio, nuovo costa anche 52 euro, mentre 32 euro si è già utilizzato. Considerando che una prima liceo classico e tutta la lista dei libri costa 350-370 euro, il risparmio è di un centinaio, più di 100 euro su tutta la lista, acquistandoli tutti usati. Ed è possibile acquistarli tutti usati? No, perché non è possibile, perché tutti gli anni tendono a cambiare i libri, sia le nuove edizioni che le nuove adozioni, quindi cambiano completamente il libro dopo un anno. Storia e matematica sono edizioni del 2023, quindi è difficile trovare. Io ho risparmiato il 50% più o meno. Ora sono passato stamattina per vedere se era rientrato altri tre libri che sto aspettando. Alcuni studenti delle scuole medie devono fare i conti anche con le classi digitali. Obbligati a comprarli tutti nuovi, tutti gli anni, perché hanno da scaricare un codice che c'è all'interno del libro per poi scaricare il contenuto del libro sull'iPad digitale. Quindi non solo sono obbligati a comprare tutti i libri nuovi, ma devono comprarsi anche il tablet. Spese sempre più pesanti. Vanno aggiunte anche quelli per zaini, quaderni, vocabolari e altre attrezzature per una media di oltre 200 euro. E ora parliamo dello psicologo di base. La sperimentazione inizierà da metà settembre. Sarà avviata dal 15 settembre la sperimentazione in Toscana dello psicologo di base, un servizio pensato nel 2022 quando iniziarono ad emergere evidenti i disagi derivati dalla pandemia e dai lockdown, per intercettare precocemente i bisogni psicologici dei cittadini e prevenire forme croniche o manifestazioni importanti e acute. Un primo livello di assistenza integrata, spiega la Regione Toscana, nel segno della collaborazione con i medici di famiglia e i pediatri per una rapida presa in carico del cittadino. L'accesso al servizio del paziente avverrà infatti mediante la richiesta di valutazione e consulenza psicologica rivolta allo psicologo da parte del medico, del pediatra o di un altro specialista. Ricevuta la richiesta, lo psicologo effettuerà almeno 3 incontri di valutazione prima di formulare la diagnosi. La sperimentazione, che durerà 18 mesi ed è la prima in Italia, sarà condotta in 8 presidi della Toscana e attraverso un bando sono già stati selezionati gli 8 psicologi che se ne occuperanno. Le 3 graduatorie, una per ciascuna azienda, sono state pubblicate sul sito di Estar alla fine di luglio. Nella ASL Toscana Centro lo psicologo opererà nelle case di comunità Le Piagge e Morgagni e al presidio Dalla Piccola. Nella Toscana Nord-Ovest il servizio sarà attivato nella Casa della Salute della Versilia a Querceta in provincia di Lucca e nell'ASL Toscana Sud-Est, nella Casa della Salute di San Giovanni Valdarno, in quella Arca di Fontebecci a Siena e nella Casa della Salute ad Orbetello in provincia di Grosseto.
L'obiettivo è introdurre lo psicologo di base in tutti i presidi sanitari della Toscana per farlo diventare una figura familiare tanto quanto il medico di base. Ma già questa prima sperimentazione è stata definita da Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, un traguardo di civiltà. Siamo consapevoli che non sono in misura sufficiente, dato il disagio crescente rilevato dalla popolazione in questi anni, ma è un primo passo, aggiunge Gulino. Monitoreremo attraverso un osservatorio regionale, che rileverà gli esiti del neonato servizio, per migliorarlo e adeguarlo alle esigenze delle persone che ne usufruiranno. Torniamo alla cronaca, andiamo a Siena, nuovo sopralluogo oggi della squadra mobile insieme alla Polizia Scientifica di Siena, Roma e Firenze nell'abitazione a Siena in strada del Villino dove lo scorso 10 agosto è morta Ana Manioma Casanova, colombiana di 33 anni che da tempo viveva nella città toscana. Per la morte della giovane, ferita alla testa da un colpo di fucile, è stato arrestato per detenzione illegale dell'arma, un fucile calibro 16, il compagno 26enne, Fernando Porras Baloi, mentre la procura di Siena ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito, il ferimento è avvenuto mentre i due erano nella camera da letto dell'abitazione dove erano presenti anche altre persone. Ora andiamo a Scarlino per le carriere, c'è stato un grande successo di pubblico, ci racconta tutto Carlo Sestini. Dopo 8 anni tornano le carriere del 19 a Scarlino, un evento che ha coinvolto come in passato la popolazione e i turisti, che ha visto primeggiare il centro per quanto riguarda la staffetta, mentre la Rocca ha vinto la gara di tiro con l'arco. Una soddisfazione quella però di riportare le carriere in auge. Tantissima gente, avevamo paura un po' per il tempo e un po' perché erano 8 anni appunto che non veniva fatta e quindi si pensava che la gente avesse dimenticato. E invece siamo felicissimi, grazie di nuovo a tutti gli scarlinesi, alla Pro Scarlino che ci ha creduto come noi. Un evento questo che ricorda il 1855 quando il Cristo in processione scacciò il colera. Don Vincenzo chiese alla popolazione di portare il Cristo morto in processione e il giorno dopo si scatenò questo grande nubifragio che scacciò il colera. Dopo 8 anni possiamo dire a quest'ora che è stata una scommessa vinta, perché erano finite all'improvviso per una serie di circostanze, poi il Covid diciamo che ha peggiorato le cose e si era perso la speranza. Quest'anno abbiamo rimesso insieme un po' di gente, l'amministrazione comunale ci ha dato un ottimo aiuto da un punto di vista logistico ed economico e siamo riusciti a vincere la scommessa e siamo soddisfatti perché in un lunedì d'agosto abbiamo avuto davvero tanta gente a Scarlino, quindi la gente ancora si ricordava delle carriere. E prima di chiudere vi ricordo, dopo il telegiornale Casa Viola alle 21.30, Dilettando. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.